tutto l'equipaggio della Leone 01 dalla città di Ladispoli. È il motto coniato dai piloti della Seconda Guerra Mondiale, ancora oggi utilizzato dai nostri equipaggi come augurio di buon auspicio prima della dimissione. Sono un funzionario della nostra Leone 01. Ultime manovre prima del lancio. Pronti con le vostre macchine fotografiche, state pronti a scattare. Del quindicesimo scorso, la sinergia, l'afferramento e l'elevato addestramento. Elicottero Inferno Overing, l'aereo soccorritore dell'aeronautica militare viene calato dall'operatore di bordo sul disperso. Ne valuta così le condizioni fisiche e lo vincola a sé e al berricello per portarlo in salvo. Pronti di nuovo a scattare perché siamo pronti a recupero. Piccolarli in sicurezza all'interno e a portarli in salvo. Ultime manovre prima dell'imbarco. Eccoli, sono quasi tutti in cabina, piccolati in sicurezza. Imbarco completato. Un'altra missione positiva per la Leone 01. Facciamo un bel applauso al comandante Ceroni, forza! Questo mezzo leggero ha un peso vuoto di 658 kg e ha un motore che eroga poco meno di 300 cavalli. Raggiunge una velocità di 250 km all'ora con un'autonomia di quasi 600 km. Tuttora in produzione, è stato costruito per fissare a una lunghezza di 11 metri, un'altezza di 3,3 metri e un diametro rotore di circa 10 metri. Facciamo un bel applauso al comandante Ceroni, forza! Questo mezzo leggero ha un peso vuoto di 658 kg e ha un motore.
andiamo ora con la cabina. Facciamo un bel applauso a Ceroni. In coda è arrivato un saluto anche alla Viga e al direttore di manifestazione qui con noi, il colonnello Alberto Moretti. Bene, dietro è virata il display. Con le sue manovre precise e un'abilità tecnica senza pari, ma quando la pattuglia vola con quattro velivoli è il fanalino di coda. La sua posizione richiede grande attenzione e coordinazione, assicurando che la formazione si mantenga compatta e perfetta durante l'esibizione. Infatti la nostra pattuglia è formata da 5 Tecnam P2002 Sierra, basati al Fly Roma, ovvero a pochi passi dalla nostra capitale. Si tratta di un velivolo leggero a due posti, ideali per l'addestramento, caratterizzato da una struttura elegante e da un'ala bassa. Il P2002 Sierra offre un'ottima visibilità per i piloti, garantendo al contempo una grande manovrabilità in volo. È particolarmente apprezzato per la sua stabilità, precisione e facilità di controllo. Tutte qualità fondamentali per il volo in formazione. E da calice siamo passati alla trasformazione all'H3, ovvero 3 velivoli davanti e uno che li segue dietro, fumi bianchi per voi da Fly Team Roma. E queste manovre sono grazie a qualcosa di speciale. Infatti, oltre all'eccellenza dei nostri piloti, la Fly Team Roma vanta una brillante eccezione. Da ormai 5 viene verso di noi
potenza! A completare questa manovra con un bellissimo Lupi, guardiamo se racchiuderà questo cerchio, ci siamo quasi, ed ecco, cerchio chiuso! Italiano 2019, 20, 21, 22, 23 e manovra studiata con il suo istruttore e poi prende il nome Tommaso Marzetti della Soprai di Ravenna. Cambiamo la musica.